Super Castlevania 4, ragazzi, benvenuti, bentornati sul canale. Oggi giochiamo a questo gioco pazzesco che ha fatto impazzire tanti giocatori all'epoca. E questo gioco è giapponese, io sto leggendo qualcosa. Akuma yo Dracula si chiama in Giappone, che significa letteralmente Dracula del castello del diavolo. Un gioco Konami e questa è la prima versione su Super Nintendo, ragazzi. Infatti siamo su Super Nintendo oggi e andiamo a scoprire questo gioco per la prima volta. Io personalmente non ricordo se ci ho giocato in passato, però è un gioco, da quello che ho visto in rete, che molti hanno giocato e ancora oggi ci giocano. Il protagonista è Simon Belmont e dobbiamo andare in questo gioco arcade a scorrimento ad ammazzare tanti scheletri, tipo, non so, vampiri, tanti mostri differenti. È un gioco molto scorrevole, i comandi, da quello che ho visto, rispondono molto bene, quindi è un gioco che merita, che ha meritato anche in passato tutta la stima dei videogiocatori di un tempo, ma anche quelli di oggi. È stato pubblicato quindi per Super Nintendo nel 1991, questa versione, Super Castlevania 4, ma non perdiamo altro tempo, ragazzi, andiamo a provarlo, andiamo a giocare e vi faccio vedere come si presenta. Let's go! Allora, dicevamo, gioco a scorrimento, abbiamo come arma primaria una frusta, ragazzi, eccola qui. Possiamo saltare, frusta, e da quello che ho visto possiamo recuperare anche armi secondarie, tipo, ad esempio, ho trovato prima un pugnale, andiamo a vedere subito se riusciamo a trovarlo. Attenzione, questi cosi si possono spaccare? Ah, ragazzi, si possono spaccare le candele, che cacchio mi sapevo? Ah, questa è tutta forza da recuperare, ecco perché io morivo e non succedeva niente, morivo e basta. Attenzione, stiamo per entrare in un castello. Comunque abbiamo recuperato, come vedete, il pugnale, eccolo qua, che finiscono, a quanto pare, bene. Attenzione, è diventata fortissima. Ok, possiamo prendere soldi. Anche i soldi, non so a cosa servono. Allora, qui si cade. Mazziamo questi scheletrozzi. Vieni qua, No, ma ha colpito sto pirla. Allora, i cuori di regola, quando li prendiamo, servono per riprendere la nostra forza, che in questo caso non ci ha dato, quindi dovremmo entrare in questo cancello, sì, e proseguire, non andare nel burrone. Non so se recupero forza, raga, con questi cuori, non ve lo so dire. Vediamo. No, mi dà 8... Ah, ok, la forza non si può recuperare, benissimo. Ok, da qua posso uscire. Posso uscire per prendere questi? Attenzione, col pollo il cibo ci fa recuperare forza. Invece questo ci fa recuperare tempo. Ah sì, c'è a tempo, raga, è a tempo. Non avevo capito. C'era un pipistrello. C'erano anche i pipistrelli. Ok, gli scheletri camminano così, come se non ci fosse un domani. Guarda il pipistrello, guarda. Ah, tu non scappi via, vaffanculo. Cazzo, è qualcosa là sopra. E cos'è? Oh, questi che sono? Questi mi sa che sparano. Sì, li ho incontrati prima. Attenzione, le candele nascondono tutto in questo gioco, eh. Senza candele qua non si può andare avanti. Guarda cosa lancia questo, guarda. Lancia che ti vengo ad ammazzare. Sì. Diventeremo esperti. Se volete altri video dedicati a questo gioco, vi giuro che diventerò esperto. Però mi aveva colpito, eh. Aspettiamo che spara questo. Che altrimenti... No! Ah, fanculo. Mi ha colpito malissimo. Quando mi dà la forza? Domani? I polli dove sono? Che culo! Non ti dà solo soldi, polli non me ne dà? Guarda questo, ha saltato pure. No, questo spara. Attenzione, mi sta sfiorando la testa. Ok, quindi se mi abbasso non mi colpisce. Bene, abbiamo capito un'altra cosa. Quando me li dai i polli? Domani. Attenzione, qua ci dobbiamo arrampicare, raga. Così, grande.
Però è difficile, raga, colpire i cosi qui. Oh, qua c'è una mano che... C'è una mano? Ma qua si cade, eh? Si cade, infatti, l'abbiamo visto come si cade. Attenzione, ho preso una nuova arma, eh? Ogni tanto mi dà un'arma. Oh! Guarda, sto pirla, guarda. Guardalo! Adesso proviamo la nuova arma, mi dispiace per te. Oh! Ho preso una nuova arma, attenzione. Oh, quante armi ci sono? Bellissimo! Ragazzi, questo gioco era bellissimo. Era bellissimo. Dov'è? Prendi questo. Prendi questo. Niente, non riesco a colpirlo. Era più facile quell'altro. Chi l'ho colpito? No! Attenzione. Prendi questo. E anche questo. Oh! No, vabbè. No, perché sto consumando così a cacchio? Pipistrellus. Ragazzi, questi giochi erano bellissimi. Ho saltato pipistrello, non so come. Prendi questo. Aspetta che provo a lanciargli un coso da qua. Vediamo se lo becco. Niente, non lo becco. Proviamo un altro. Niente. Meno male che non ha sparato basso. Muori. Ok, devo salire le scale ancora. Ragazzi, è una cosa stratosferica iniziare a giocare questi giochi, veramente, che alcuni, tipo questo, che i comandi rispondono bene ed è fatto bene per l'epoca, onestamente, è molto divertente giocare. Consigliato, consigliato, consigliato. Però il problema è che non mi dà la forza, mi dà solo cuori. Ok, da qua non dobbiamo sparare. Attenzione, si salta. Ah, ok, la mano, la mano. Muori, muori, è morto, ok. Oh, attenzione. Aspetta che qua non riesco a grapparmi. Ok. Mamma mia, qua si salta. Salta tanti. Non sparare, non sparare basso. Ok, bravo. E qua abbiamo delle scale. Che si spinge in giù per scendere le scale. Non si beccavano sempre. Attenzione, qua ci sono degli scheletri che saltano. Gli scheletri che saltano. Mamma mia, questo l'ho beccato al volo. Sì, così. Prendi questo. E anche questo. E anche questo. E anche questo. E morto. Let's go! No, ragazzi, è fighissimo, fighissimo. Arriveremo a un boss, che dite? Mamma mia, posso anche spaccare così qui. Bellissimo. Qua salti e spara. Ok. Ho preso qualcosa, eh? Ha dato un'arma segreta, tipo una pozione, mo la usiamo subito, vediamo. Questi cosi cadono, eh. Taccido. Prendi questo. Prendi questo cavallo di... Questi non cadono sicuro. Nacci, i cavalli sono i più forti del gioco. Cavalli sono i più forti del gioco, lo giuro. Cavalli sono i più forti! Guarda i cavalli! Non muoiono i cavalli. Tutti i cavalli di merda. Oh, i cavalli! Non male che muoiono. Però sono difficili da prendere i cavalli, onestamente. Ragazzi, mi sto divertendo troppo. Sto registrando anche... Sto registrando tantissimo, ve lo giuro. Ho fermato il tempo, raga. Avevo fermato il tempo, ve lo giuro. Cazzo sono questi così? Delle facce volanti? Guardali. Si cade giù. Quasi cade, non ci credo. Posso fermare il tempo, raga? Bellissimo. Fermo il tempo. Non posso usare più. Mi sta seguendo. Affancuzzolo. Fortuna, ho trovato un pollo. Sono sti cosi. Ma sono strani i mostri. Questo se lo colpisco si blocca. Ma che sta succedendo? Comunque, ragazzi, mettiamo pausa. Questo era Castlevania, Super Castlevania 4, edizione per Super Nintendo, il primo videogioco per Super Nintendo della serie Castlevania. Ritrovate tutti i miei video dei giochi del passato in una playlist dedicata qui sul mio canale, Giochi del passato. Mi raccomando, andateci a dare un'occhiata, fatemi sapere se vi piace. Like e commento, ragazzi, per rendere il canale sempre più attivo. Mi raccomando, ci tengo tanto ai vostri commenti, se volete lasciate un commentino e un likeetto. E iscrivetevi alla fine se vi piace
questo canale, cioè Storm Player. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Fate i bravi, ma non troppo, e let's go!